Ciao Fabrizio, Fabrizio Capobianco Funambol, fondatore di Funambol, di altre due aziende in Italia, ormai expat in America, completamente espatriato in America. Allora, Americano. americano, ormai americano. Allora, tu non sei una persona che si sottrae alle interviste, fortunatamente non sei una persona che si sottrae al confronto pubblico, quindi abbiamo la fortuna di avere molti contributi tuoi in cui racconti la tua idea di quello che si può fare in Italia. Cioè, in Italia abbiamo le competenze, in Italia abbiamo degli ottimi software designer, non sviluppatori. Dobbiamo portare un po' di capitali per far crescere in qualche modo un ecosistema e pensare di fare aziende globali, non di fare aziende piccoline che non crescono mai. E tu l'hai fatto questo percorso, cioè tu l'hai fatto un'azienda che è partita dall'Italia e adesso ha l'headquarter negli Stati Uniti facendo tutto il percorso di raccolta di finanziamenti e compagnia bella. Questa cosa l'hai raccontata. La cosa che io volevo approfondire, con cui volevo entrare un pochettino più nel dettaglio, invece era l'esperienza personale, non di quello che ha fatto l'azienda, ma di quello che ha fatto Fabrizio Capobianco e di quelli che sono stati i passaggi più impegnativi di queste operazioni. Quali sono stati i momenti in cui dicevi, oddio, forse non ce la faccio, oppure no, cazzo, tranquillo, vado alla grande, non ci sono più problemi. Quali sono stati, se ci sono stati problemi nel costruire il team? Due, tre episodi forti della tua esperienza di imprenditore che secondo te sono quelli che ti hanno formato sostanzialmente e ti hanno aiutato a costruire questo percorso. Allora, io sono quello che qui in America chiamano l'imprenditore seriale, quindi non è, e Funambol è la mia terza azienda, quindi io un po' di esperienze per fortuna me le ero già fatte. La più grande secondo me è stata quella della scelta dei primi soci, dei partner iniziali. I cofondatori sono le persone più importanti che puoi scegliere quando cominci. Quindi per me, anche perché le prime due non le avevo azzeccati. Ho fatto degli errori significativi, questo è classico di esperienza. Mentre mi sono detto, il prossima la faccio con della gente che conosco almeno da 10 anni, quindi non voglio sorprese. E oggi sono passati, siamo come abbiamo cominciato nel 2003, però abbiamo cominciato a parlare di Funambol nel 2001. Quindi sono passati 10 anni e se ho un problema, le due persone con cui parlo sono i miei due soci. Quelli iniziali, quelli con cui abbiamo fondato Funambul. E questo è significativo perché siamo passati davanti, abbiamo passato di tutto, siamo partiti, eravamo in tre in una cantina, siamo arrivati a trovare 30 milioni di dollari di finanziamento, a vendere in giro per il mondo. Quindi la prima esperienza fondamentale è stata pre Funambul ed è scegli i soci giusti. Per creare il team si crea con le prime tre persone, poi tutto il resto viene dietro. Anche oggi che io ho fatto un passo indietro, abbiamo un CEO, la cultura di Funambul è quella che avevamo messo in piedi nel 2003. Quindi l'elemento chiave secondo me è l'inizio. Allora, tu dici, li conoscevo da molto tempo e va bene, tutti noi conosciamo persone da molto tempo, devo dire che con i miei amici storici la maggior parte non mi sognerei neanche da lontano di fare un'impresa, perché so che non hanno le aspirazioni e le ambizioni o le caratteristiche per fare una startup, diciamo, no? Per fare un'azienda che parte. Qual è la cosa che tu dici, ok, questo non solo io lo conosco da 10 anni, una persona affidabile, ma lo sento Ma i team secondo me iniziali. e come fai a condividere questa cosa? Nel senso che fai, ti metti seduto e dici, guarda, io voglio andare lì. Sei sicuro che ci vuoi venire anche tu? Sì, secondo me non sono tanto io che gli ho detto io voglio andare lì quanto ci siamo trovati e volevamo tutti andare lì. Quindi trovi delle persone che la pensano come te, che hanno le stesse idee, che hanno lo stesso obiettivo. Quindi gli obiettivi devono essere comuni fin dal zero, perché se gli obiettivi sono diversi, del tipo io voglio fare un'azienda perché voglio guadagnare 150 mila euro all'anno e farla diventare, cosa che mi è capitato, io la prima azienda l'ho fatta con uno che voleva fare la classica aziendina piccola che cresceva perché lui faceva ricercatore in università. E io invece sono partito e all'inizio facevo dottorato in ricerca, però dopo un anno avevamo creato la prima web company italiana e io volevo farla scalare e lui ha detto no.
Quindi lì avevamo degli obiettivi completamente diversi, nonostante sia una persona eccezionale con cui ho imparato tantissimo. E il secondo è uguale, cioè uno che aveva un po' il braccino, cioè parto, costruisco un'azienda, arrivo a un certo punto, andiamo benissimo, però ci fermiamo, perché rischiare di più una volta che sei arrivato a guadagnare è difficile scalare, bisogna essere un po' folli di voler cambiare il mondo e così via. Quindi di trovare della gente che abbia quell'idea comune, che è quella della startup, di cambiare il mondo, facciamo un'azienda perché la facciamo crescere, se cresce troviamo i soldi, che è un bel rischio, se caso la vendiamo, che è una cosa che è un po' diversa dalla mentalità italiana, e poi se no, noi stiamo mirando a fare Google, questa era un po' l'idea di fondo. L'altra cosa caratteristica che è importantissima è che non devi trovare della gente come te, perché un cofondatore deve essere complementare. Io ho trovato una persona, Stefano Fornari, che è un grandissimo tecnico, il miglior software designer che io abbia mai incontrato. Quindi lo conoscevo perché gli ho fatto da tutor durante l'università ed l'ho assunto come primo developer nella mia seconda azienda. Quindi prendi una persona tecnicamente molto più brava di te. L'altra parte che mi mancava era una componente finanziaria, perché io non sapevo fare business plan, non sapevo come era un bilancio, e quindi ho preso Alberto Onetti, che è invece una persona che sa di economia, oltre al fatto che siamo amici da quando avevo 17 anni. E ovviamente mia moglie, come dici tu, mi ha detto non fare un'azienda con gli amici. Perché se poi va male, e per carità, ci sono stati alti e bassi, sono dei momenti buoni e cattivi, rischi di rovinare un'amicizia, però secondo me un'azienda è come un matrimonio, una volta che parti smontarlo è difficilissimo, se lo fai con le persone sbagliate è un disastro, è vero che puoi rischiare di rovinare un'amicizia, però dall'altra se la fai con un amico che conosci bene, e lo conosci da 20 anni, le probabilità di fare una vaccata sono molto minori, come sposarti con la prima che incontri o una che conosci a 10 anni. E qual è il momento più difficile? Cioè, in questo passaggio, in questi 10 anni, diciamo, da quando hai cominciato a pensare Funambol ad adesso, qual è stato il momento più critico? Abbiamo diversi, io dico sempre che fare una startup vuol dire 363 giorni di panico e 2 di entusiasmo. Quindi se non hai il panico vuol dire che c'è qualcosa che non va, vuol dire che sei seduto. Quindi se il panico ti viene perché hai cercato di fare di più di quello che dovresti, di quello che normalmente si poteva fare in quel momento, ed è esattamente quello che devi fare se fai una startup. Devi sempre cercare di fare di più, anche se tutti ti dicono che è una cattiva idea. Quindi il primo momento, forse il primo panico, all'inizio abbiamo messo dei soldi, siamo andati avanti tranquilli per 6 mesi. Il primo momento di panico è stato quando eravamo quasi a prendere i primi soldi da un investitore e alla fine lui mi ha offerto più soldi, non ti vado in dettaglio, ma gli ho detto di no pensando che, vabbè, gli dico di no, ma poi lui mi dice che ho ragione io e lui se n'è andato. Quindi abbiamo perso un investitore, un investimento, dei soldi su cui contavo per far crescere l'azienda e lì mi è venuto un momento di panico. Poi dopo abbiamo preso i primi 5 milioni e la cosa più curiosa è stato che il momento di entusiasmo per aver preso i 5 milioni del primo round è durato qualche settimana, forse. E poi è stato un panico per 6 mesi, perché avevo soldi da spendere, avevo gli investitori dietro la schiena che cercavano di verificare se ero effettivamente un CEO che poteva far scalare l'azienda. Quindi se il piano che avevo, ed ero solo come un cane, e quando in Silicon Valley chiudi un Serie A, quindi prendi i primi soldi, il telefono comincia a suonare, tutti ti chiamano, ti do io, ti do io, ti do io, ti do io. Quindi viene questo panico da troppe cose da fare, quindi quello è stato un momento per me difficilissimo, proprio, e che è la cosa che sembra più stupida, perché mi avevano appena dato i soldi, avevo 5 milioni di dollari con cui giocare, eravamo in 5, dovevo costruire un team, e poi dovevo costruire un team, ma dovevo farlo in fretta, e non puoi sbagliare le assunzioni chiave. Il team, anche se hai i soldi, in quel momento assumi chi vuoi, ma se sbagli, se ti distruggi l'azienda, le prime due o tre assunzioni di nuovo, soprattutto del top management, sono quelle chiave. E la pressione è fortissima. Quindi quelli sono stati i momenti di panico. Poi pian pianino la cosa secondo me è andata via via calando perché il team è formato, comincia a crearsi i clienti, revenue, così via. Sì, abbiamo avuto altri momenti in cui abbiamo fatto altro fundraising, che mi sono detto qui se non trovo i soldi, chiudo baracca, e quando eravamo in 100 comincia ad avere anche le famiglie, comincia a preoccuparci, lì viene una parte più da manager, che Certo. passi da imprenditore a manager che gestisce 100 persone con 100 famiglie e i bambini, così via, che dici qui se non trovi i soldi, se non me li danno, è chiuso.
Quindi quelli sono i momenti più di panico. Però poi il panico va, secondo me, scemando perché l'azienda cresce, sai che sta in piedi agli investitori così. Adesso sei profitable perché nell'intervista del 2009 con Palombi eri lì lì. Adesso, la cosa bella è che da quando ho preso questo nuovo CEO, tutte le volte che la gente mi chiede i numeri, dico, devi chiederli per quello devi chiederli a lui. No, purtroppo, come ho detto tante volte, i numeri delle aziende private americane sono privati, non esiste la visura camerale e se dici a qualcuno, in particolare in pubblico, come va l'azienda, rischi di essere licenziato, quindi non te lo dico di sicuro. Ah, ok. Non lo sapevo questa cosa. Come l'hai scelto il primo assunto, cioè la matricola numero 1? Perché c'è questa. Quando si parla di assumere persone in ruoli chiave, no? Allora ci sono queste cose del tipo, vabbè, Google che ti fa 500 colloqui, oppure che ne so, Zuckerberg quando ha assunto la sua chief operating officer, quella signora, non mi ricordo come si chiama, che se la porta a casa e poi parlano della famiglia e poi parlano del futuro e poi parlano, non lo so, di religione, di filosofia. Questa è una roba da americani oppure funziona proprio così? Funziona proprio così, cioè, ci sono le primissime assunzioni le ho fatte di gente che conoscevo già, quindi gente che avevo assunto nella prima azienda o nella seconda azienda, quindi i primissimi numero uno, numero due, numero tre, gente che conoscevo bene, perché all'inizio quando stai partendo poi Erano in pochi soldi, Italia? Era il team in Italia, italiano. team italiano, quindi i primissimi sono gente che conoscevo bene in Italia, di cui mi fidavo, con cui avevo lavorato da anni, quindi lo stesso concetto di founder, ma sparato più in là. Il momento chiave arriva davvero quando sono arrivati i primi 5 milioni. Io, per esempio, una assunzione chiave che dovevo fare era il product manager, perché io il product manager lo volevo qui in Silicon Valley, perché marketing era qui, la strategia era qui ed era la persona chiave che doveva mettere in contatto la Silicon Valley con l'Italia, che era quello che facevo io, però poi a un certo punto non riuscivo più a fare il product manager. E ho assunto una persona che secondo me era straordinaria e che il giro di 6 mesi stava sul culo a tutti in Italia, non lo potevano vedere. Quindi ho dovuto licenziarlo abbastanza in fretta. Quindi ci siamo trovati a mangiare, compagnia alle mogli. Era una persona che mi sembrava, dal punto di vista delle competenze, io da lui ho imparato tantissimo. Secondo me, era di tutti quelli che abbiamo avuto in Funambo quello che aveva la visione strategica migliore. Però era sbagliatissimo. Invece, il secondo product manager, che è oggi il nostro VP Product Management. È la persona perfetta perché ha passato un anno di vita in Italia a studiare l'italiano a Firenze. Gli piace l'Italia, gli piace svegliarsi la mattina presto e così via. Ha la mentalità giusta, anche se è iraniano e americano, è la persona giusta. E quindi si va anche per prove e tentativi. Il bello della Silicon Valley è che se c'è qualcuno che non va bene, lo puoi licenziare dalla mattina alla sera e nessuno, cioè non è che ci rimanga male. Lo capivo, cioè, se ne ci si siede, se ne si parla e via. Quindi io ho fatto quelle assunzioni lì, alcune le ho prese, le ho azzeccate perfettamente, e altre, anche se siamo andati avanti con interviste, contro interviste, famiglie, compagnia bella, arriva della gente in cui speri di addirittura esageri, perché io cerco sempre di prendere di più di quello che cercavo, e poi esageri invece di vai a prendere qualcuno che ha delle competenze sbagliate e ti rendi conto, insomma, anche di management purtroppo un po' abbiamo dovuto cambiarlo perché non è semplice. Il primo colpo, azzeccarlo al primo colpo, ce la fai con gente che conosci. È lì il Certo. bello del networking, dell'esperienza, però se parti giovane di solito non hai abbastanza conoscenze, per cui ti devi fidare dell'investitore, del venture capital, che c'ha l'amico, che dice di qui, che fa l'intervista, il recruiter che ti costa 60.000 dollari. Cioè, qui un recruiter ti costa 60.000 dollari per prendere un vice president. Cioè, sono delle spese bestiali che quando le sbagli poi tiri una legnata per prendere la gente che guadagna 200.000 dollari. Cioè, sono degli errori madornali e per una startup, anche se spendessi di più, non importa, ma sbagliare il VP Sales, il VP Business Development, il VP Marketing, il VP Product Management, all'inizio perdi un anno di vita, un anno di vita Certo. praticamente è quello che hai. Senti, advisors, a un certo punto quando è che ce li hai, immagino, cioè li hai Sì. avuti o ce li hai? Quando è che a un certo punto dici non mi devo far consigliare da qualcuno? Dal giorno zero io non sapevo un cacchio. E Ogni volta.
E come li Anche scegli? oggi non so un cacchio, però adesso ne so molto di più. Posso fare l'advisor di altri, però immagino io italiano, arrivo in Silicon Valley, vero, avevo vissuto qui 3 anni, però non avevo mai fatto il CEO nel Silicon Valley, non avevo mai fatto fundraising, non conoscevo, mi sono attaccato come una sanguisuga a tutti quelli veramente competenti che contavo, da cui imparare. E soprattutto uno dei problemi più grossi, io sono fortunato perché avevo degli soci veramente vicini, ma molto spesso capita che il CEO è completamente isolato. Il CEO deve essere sempre positivo, sempre ottimista, dire che va tutto bene, che andiamo bene, che ce la facciamo, che troveremo i soldi, perché è il mestiere quello di essere convinto che tutto vada bene e convincere la truppa, perché se vedono il CEO che arriva dicendo qua chiudiamo, partono i resume in giro per il mondo. Certo. Però ogni tanto hai bisogno di parlare con qualcuno dicendo va tutto male. E quindi hai bisogno di persone esterne all'azienda che ti danno anche una vista, hanno una visione d'insieme un po' diversa, che ci sono già passati, che hanno fatto 3 aziende e che ti dicono: stai tranquillo, che oppure quello lì sì, puoi licenziarlo, fai questo, fai quell'altro, il board, gli investitori, gli advisor sono assolutamente fondamentali, perché sono qualcuno con cui puoi parlare. Da quante persone è fatta la tua rete di advisor, diciamo, di persone con cui ti consigli, sia ufficialmente Ma credo che ufficialmente di Funamber ne avevo 4, 5 o 6, che. credo. Alcuni li ho messi un po' più perché fanno nome, perché fa anche un po' di marketing all'inizio. Se riesci a Certo. convincere uno veramente in gamba, che so, il CEO di MySQL, Martin Mikoš, che conosco bene, se lo convince a entrare in advisory board, vuol dire che prende stock option di Funamble e ti dà del tempo suo, quindi vuol dire che Funamble vale. Fondamentalmente io credo ne ho uno che chiamo, sono disperato, e che Angela, che mia moglie, mi dice: vai da Rob, prendi la macchina, vai, vai, quando sei in crisi, prendi la macchina e vai, perché tre volte torni e ti si è chiarito il mondo. Quindi ce n'è uno che veramente mi ha sempre aiutato tantissimo. E un altro, poi molti altri più specifici. Per esempio, ho degli advisor fenomenali sull'open source, che sanno 10 volte di più di me sull'open source. Ho degli advisor sul mobile, che conoscono tutti quelli che lavorano nel mobile. Quindi, gli advisor ti servono per creare l'azienda, ma anche per creare relazioni, ma anche perché hanno un networking, quindi se hai bisogno di arrivare alla persona chiave passi attraverso un advisor, quindi prendere della gente che effettivamente conosce bene il mercato. Tu stai facendo adesso il ruolo di advisor Sì, anche. oracci, quelli che mi ascoltano. No, beh, io ho intervistato alcune aziende che stanno ormai al modello capobianco, no? Lo etichetteremo così, cioè quello di fare l'azienda con la produzione, il design del software e lo sviluppo del software in Italia. È un'ambizione di più di una persona, in particolar modo ne parla con Bintu, con Antonio Tomarchio. Poi non mi ricordo chi altri mi ha detto che stai facendo l'advisor. E quindi che cosa fai? Cioè, adesso che sei nel ruolo di fare, diciamo, lo zio saggio, no? Perché voglio dire, e la gente ti viene a chiedere consigli. Secondo me il ruolo più importante dell'advisor all'inizio è quello di tirare un sacco di mazzate, perché le startup si autoalimentano: sono bravo, 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 soprattutto se trovi i soldi, sono bravo, bravissimo, tutti bravo, bravissimo, perché se sei un Bintu, hai vinto le web, sei emerso, tutti ti dicono che sei bravo, se sei a Milano sei un genio, però ti devi rendere conto che magari certe cose dovresti farle in modo diverso. Quindi diciamo che qui lo chiamano reality check, cioè guarda che in realtà uno non hai fatto questo, due non hai ancora fatto questo, tre devi ancora fare questo, e quindi ti trovi davanti qualcuno che effettivamente ti dice in faccia quello che sai ma che non vuoi sentire, che mi è capitato tantissime volte. Dall'altra parte, io quelli che ho apprezzato di più non sono quelli che mi dicono: bravo, bravo, stai facendo bene, l'azienda va benissimo. Quelli che mi dicono: guarda che questo non va, qui non va, guarda che è uscito quel concorrente, guarda che quello lì, se vai in quella direzione perdi di qui. Cioè avere qualcuno che e non so, che mi dice che cosa sto sbagliando, e non so se sono molto apprezzato dalle aziende di cui faccio l'advisor, perché gli tiro le legnate, però secondo me è molto più importante sentirsi dire che le cose non vanno, o come non cambiare le cose, o in anticipo gli ostacoli che ci saranno, che a cui non vuoi guardare, che no, perché tante volte
entri in un loop in cui vai su un giornale, vai sul secondo giornale, vai sul terzo giornale, la quarta intervista, ti gasi, pensi di essere un genio, ma in realtà fai interviste perché non hai paura di metterti a fare davvero quello che devi fare come business. E trovi come soddisfazione il fatto che sei in televisione, sei sul giornale, e così via. Che è l'errore classico, soprattutto se sei giovane, e quindi hai bisogno di qualcuno che dice: ho capito, sei andato 3-4 giornali, vabbè, sei andato in televisione, però qua le metriche erano: dovevi avere 1 milione di utenti entro marzo e siamo a 50.000, dovevi avere le revenue, non ce ne sono, e questo non c'è. Quando è che arrivo? Cioè, sul core business, e devo dire che i ragazzi con cui da Antonio anche proprio quelli in cui ho investito, MyShape o Mopup, è tutta gente che ascolta e sono ragazzi molto giovani. Io di solito faccio l'advisor o investo in aziende in cui mi piace il CEO, è proprio una questione personale. Abbiamo un'affinità e sono in grado di dirgli faccia tutto quello che penso e non quelli che si offendono. Come vanno i MyShape? Quindi scusa, cioè i MyShape sono stati investiti da Capobianco, Bezos e Schmidt? Schmidt e NEA. Io Ah, insomma, quindi sei in prima, ormai sei in un goda. NEA, penso sei Schmidt. Loro sono entrati dopo, quando sono stati. Ma secondo me stanno benissimo. Loro sono su un filone fortissimo. E uno dei suggerimenti, appunto, che io do spesso a Augusto è quello di andare piano, perché una volta che i soldi ti viene l'entusiasmo di spenderli tutti in fretta, e tutti ti dicono spenderli. Mentre secondo me è molto early. Il mercato delle API è un marketplace, è molto, siamo presto, per cui questa qui è una cosa che deve crescere, cresce col tempo, il tempo non lo puoi modificare. Certo. E sta facendo, secondo me, benissimo, stanno prendendo un sacco di developer, sono su uno dei mercati che secondo me fra 5 anni sarà come viene comprato il software nel mondo, però oggi è presto. Loro hanno dimostrato di riuscire a fare un'azienda americana, di provare i soldi dalla gente negli Stati Uniti, quindi per un'azienda italiana. Secondo me, siccome sono i secondi, dopo di me sono quelli che hanno trovato soldi in America, hanno validato proprio il software italiano, hanno dimostrato che si può fare anche in Italia e che si può arrivare al livello dei grandissimi delle startup americane, perché loro hanno preso i soldi dai grandissimi. Io ho preso i soldi da quelli di secondo livello, loro hanno preso i soldi da quelli di primo livello. Non vuol dire niente, ma perché poi alla fine dipende come va a finire la cosa. Però Certo. è un appunto fortissimo. Infatti, adesso volevo scrivere un post uno di questi giorni sul 2011. Secondo me il 2011 è stato l'anno di svolta del mondo delle start-up, delle aziende, degli imprenditori, delle imprese piccole che diventano grandi italiane, perché c'è stato Mopup che ha vinto Seedcamp, c'è stato MyShape che ha trovato i soldi, c'è stato in America, c'è stato Vinto che ha vinto le web. Adesso dico le tre, ho investito io, quindi. E Senti, poi tutte le altre, quindi è un momento, secondo me, entusiasmante, nonostante il paese faccia un po' fatica. Senti un po', ti faccio un'ultima domanda, poi so che hai altri impegni. Bilancio vita privata lavoro. Tu hai anche un bambino o una bambina piccola? Eh? Sì, beh, c'ha l'età Funambo, 9 anni. C'ha 9 anni. Ah, beh, senti. È nata quando è nato Funambo, l'ho chiamato il Big Bang. Mia moglie non era contentissima, però è stata una bella. Secondo me è stata una buona, rimane una buona idea, perché sono stato a casa quasi un anno senza dover andare in ufficio perché non ce l'avevo. Come gestisci? Quanto tempo dedichi al lavoro e quanto tempo dedichi alla famiglia? Guarda, io questa domanda qui dovresti chiedere farla a mia moglie. Il problema, la cosa che nei periodi, adesso io sono invecchiato, quindi ho un po' i capelli grigi, quindi sono diventato un po' più saggio. Però il problema grosso non è mai stato che non fossi a casa. Il problema grosso era che non c'ero fisicamente, ma non c'ero mentalmente. Io lavoravo 24 ore al giorno, anche mentre parlavo con mia figlia, anche mentre ero a cena. Cioè, la mia mente continuava a lavorare. Quindi non, ho fatto molta, molta fatica, adesso con gli anni sto diventando sempre meglio, a staccare. Cioè, riuscire effettivamente ad avere dei momenti in cui non lavori. Io sono uno che comincia la mattina a ci svegliare alle 6:50 e arriva in ufficio, torno a casa alle 7:30, che è normale per un italiano, per un americano è considerato tanto. E lavoro tante volte anche dopo cena. Però i periodi, i momenti che sono a casa, i weekend, quando o quando vado in vacanza,
essere capace di staccare è fondamentale. Il bilancio, la cosa più importante che io ho insistito anche sui dipendenti di Funambo in America, gli americani non fanno vacanza mai, lavorano per 3 anni di fila per un'azienda senza fare un giorno di vacanza, finiscono, fanno 6 mesi di vacanze e poi ricominciano, che secondo me è un'idiozia perché il grafico della produttività fa. Certo. Quindi io ho dato 4 settimane di ferie all'anno a tutti, che qui è insensato, se ne danno due. E ho forzato la gente a fare una settimana di vacanza ogni 3 mesi, in cui stacchi, tanto che noi adesso noi andiamo in campeggio e andiamo nei posti dove non c'è il collegamento internet, non c'è il telefono, quindi, e ti rendi anche conto che quando torni alla civiltà l'azienda è ancora lì e non è morto nessuno, è stato via 4 giorni. E quindi ti rendi anche conto che effettivamente puoi staccare e sopravvivere. Quindi per me non è tanto lavorare 60 ore a settimana, 70, che ovviamente una startup richiede tanto e fare 200 cose insieme, ma è proprio quando stacchi, stacchi davvero e riesci a fare switch off, switch on. E ci sono voluti per me, sono 20 anni che faccio questo mestiere, adesso ci riesco di più, mia moglie sarebbe poco convinta di questa affermazione, però sono convinto di essere migliorato parecchio. Va bene, senti, allora, beh, grazie della disponibilità, in bocca al lupo sia per il futuro di Funambol che come la tua prossima vita da investitore, insomma, in qualche modo, insomma, Oh, dai. no, ne faccio Ah, ne un'altra. fai un'altra? Ok, fantastico. E ci sentiamo presto, tanto ci saranno occasioni. Grazie mille, grazie della Ciao, chiamata. un abbraccio, ciao. Ciao Nicola, grazie.